Ah, Prova? Sì. Buonasera a tutti, eh, sono Cristina Piscitelli della Fondazione Apulia Fin Commission, eh, la responsabile anche di questo progetto, Social Film F eccoci. Qui abbiamo avuto il piacere stasera di vedere l'opera di eh, Luciano Toriello che l'ha presentato. Eh, ringrazio eh, intanto Ottavia che è arrivata. Ringrazio la, la direttrice Gaeta dei Dialoghi di Trani di questa partnership che, come dicevamo prima, eh, è eh, la prima edizione. Ci auguriamo che possa proseguire. Vi porto i saluti della nostra presidente Simonetta della Monaco, del direttore Antonio Parente. E, ehm, non so se conoscete la Puglia Fin Commission: siamo una fondazione regionale che opera sul territorio ormai da oltre 13 anni. Ci occupiamo di sostenere eh, e di promuovere la regione Puglia per attrarre produzioni cinematografiche. Il nostro strumento principale è un fondo che abbiamo, la Puglia Film Fund, ma poi abbiamo una serie di progetti e di iniziative proprio per divulgare la cultura cinematografica sul nostro territorio ed una di queste è stata appunto il progetto Social Film Fund. Eh, magari la magia di questo progetto poi ce la descriverà anche Luciano, però l'idea è nata ormai da circa tre anni ed è stata quella proprio di unire, eh, di utilizzare lo strumento del racconto cinematografico per raccontare delle realtà legate appunto al terzo settore, non soltanto nei contenuti come abbiamo avuto modo di vedere questa sera, ma anche con una partecipazione attiva delle realtà che operano nel terzo settore. Il bando è andato benissimo, abbiamo ricevuto 100 progetti <ride> e abbiamo diciamo, faticato nel, nel lavoro lungo di eh, valutazione. In questo c'è stata molto d'aiuto Fondazione Con il Sud, che ringrazio, qui rappresentata da Claudia Cannatà. E abbiamo appunto poi eh, visionato tutti questi progetti. Soltanto dieci eh, sono stati da noi sostenuti e finanziati. Uno di questi è quello appunto di, di Luciano, che si è contraddistinto, l'abbiamo detto prima, anche per una presentazione che ha fatto molto importante a Roma. Mm, siamo la seconda edizione del bando, ehm, non so se ci sono operatori del settore interessati, però il bando è online, scade il prossimo 30 di settembre, ci auguriamo, ma lo stiamo già vedendo, una grande partecipazione e perché no magari una possibilità eh, di eh, raccontarne gli esiti magari eh, ad una prossima edizione dei dialoghi di Trani. Quindi l'auspicio è questo, io lascio la parola subito magari a, a Claudia, eh, così ci racconta un po' eh, del, del, di questa collaborazione, ripeto che è stata una, una prima edizione anche molto fortunata. E, e quindi Claudia a te la parola, grazie a tutti. Grazie Valeria, grazie a, a tutti, buonasera a tutti. Io mh, intanto ringrazio l'organizzazione dei dialoghi di Trani. E Apulia Film Commission per aver dato vita a questa partnership eh, molto importante e soprattutto in linea con quello che era stato appunto l'obiettivo del progetto del Social Film Fund con il Sud. E il bando, appunto, come. Eh, ha già spiegato eh, Valeria, si proponeva appunto di sostenere dei progetti filmici eh, che avessero l'ambizione di andare oltre eh, diciamo l'ambito cinematografico, ma che avessero invece la capacità e eh, che, che puntassero insomma ad accendere dei riflettori su dei temi sociali che noi abbiamo definito come temi che identificano un po' il Sud Italia, ma in realtà abbiamo poi visto che. Eh, sono nati appunto dieci progetti che affrontano tematiche che eh, possono essere considerate in realtà eh, nazionali se non universali compresa appunto la tematica eh, che affronta il, il documentario di Luciano Toriello quindi sicuramente è stata una collaborazione insomma, molto proficua anche perché appunto siamo già alla seconda edizione e anche questa sta andando altrettanto bene e la Fondazione Con il Sud, invece, anche qui due parole di presentazione per chi non la conoscesse: è un ente non profit che eh, dal 2006 sostiene progetti per lo sviluppo diciamo, dell'infrastrutturazione sociale nel, nelle regioni del Sud Italia. Una parola un po' astratta che però si traduce poi in progetti invece molto concreti eh, che riguardano eh, diciamo, hanno l'obiettivo diciamo, di eh, migliorare le condizioni di vita nelle comunità appunto del, del, del sud Italia. E lo facciamo quindi promuovendo dei bandi da cui nascono progetti che in qualche modo si occupano appunto di tutto quello che va sotto il cappello del welfare, eh, quindi dalla, dal contrasto alla violenza di genere, all'integrazione di migranti o per esempio di persone con disabilità, la valorizzazione dei beni comuni ed anche appunto il tema delle carceri. È un tema molto caro alla Fondazione Con il Sud, eh, che ha già dedicato infatti tre bandi. A questo, a questo tema, quindi anche in parte le esperienze che Luciano ha raccontato in questo documentario sono state sostenute dalla fondazione. Proprio lo scorso anno abbiamo promosso l'ultima edizione del Bando Carceri, che ha dato appunto anche in quel caso vita a dieci progetti, e anche lì lo sforzo è stato quello appunto di dover scremare perché le, le richieste sono tante e in quel caso in particolare. Eh, C'era diciamo, stato un messaggio chiaro perché avevamo ricevuto proposte da tutte le carceri del Sud Italia, quindi in qualche modo il messaggio era eh, quello che, per cui c'è un'esigenza sicuramente appunto di, eh, di intervenire in questi contesti. Perché evidentemente c'è un vuoto diciamo, da parte delle istituzioni, che peraltro era stato appunto anche confermato. Durante la presentazione del documentario di Luciano, lo scorso febbraio alla Camera dei Deputati a Roma, alla presenza appunto di alcuni esponenti delle istituzioni che avevano appunto riconosciuto questo, insomma, la necessità di dover lavorare di più, di dover lavorare meglio in questo, in questo settore. E, il film insomma, di Luciano Toriello penso che accenda molte riflessioni che poi ognuno di noi può eh, diciamo, approfondire in base alla propria sensibilità. Uh, quello che mi sento di dire insomma, è che sicuramente va a toccare appunto, un tema che è attuale, che è tornato ad esserlo forse ancora di più durante il lockdown, come molte problematiche che insomma, sono riemerse in maniera molto violenta. E qui cogliamo il dramma di queste storie, ma cogliamo anche la, la speranza che può essere donata alle persone che appunto, si trovano a scontare misure di detenzione nell'ottica appunto di quello che fa la Fondazione con il Sud cioè di offrire eh, una possibilità appunto di, eh, di riscatto non una seconda possibilità ma anche un'ennesima possibilità se necessario eh, perché insomma mh, può sembrare un discorso a volte magari un po' non so, religioso appunto di ispirazione così di, di un credo però in realtà è la nostra Costituzione che lo dice e molto spesso la difendiamo insomma anche per altre questioni quindi l'auspicio è che iniziamo un po' a a ricordarci anche insomma, di questo aspetto, e noi insomma, ce la mettiamo tutta, però sappiamo che è necessario eh, questa triangolazione diciamo, con le istituzioni, il privato sociale e le associazioni che invece svolgono già egregiamente questo, questo lavoro. Lascio la parola a Luciano Toriello. Okay. Buonasera di nuovo. Dicevo, stavo, pensavo prima che insomma, il fresco non è, ha, ha un po' inciso, nonostante ieri a quanto pare sia tornata la primavera in Puglia, però meteorologicamente siamo ancora siamo in autunno. E perché dicevo prima che è un progetto visionario dal mio punto di vista? Io da tanti anni ormai sarò. Ho realizzato cinque, sei documentari, tutti che accendevano i riflettori su, sul mondo dell'associazionismo. Però mai è difficile, sostanzialmente, trovare dei fondi per girare questo tipo di film. Per quello credo che la, la loro idea sia un'idea eh, importante, perché sostiene una tipologia di film che... Eh, non va tanto al cinema, cioè, nel senso, non è facilmente prodotto. Di solito siamo abituati a vedere film che parlano della criminalità, che parlano di tante problematiche, ma non si vede mai eh, chi si oppone alla criminalità, cioè il, il racconto de, dell'altro. E io credo che questo eh, sia importante, soprattutto perché molte volte quando parliamo di criminalità, i film sono anche, questo è un mio punto di vista, molto belli. Però per vedere quel tipo di film li possono vedere soprattutto persone che hanno gli strumenti per poterli capire. Molte altre volte c'è il rischio che i ragazzi stessi rimangano affascinati dalla cosa perché non ne hanno gli strumenti. Vedete nel film, nell'ultima frase, proprio rivedendo, adesso mi sono reso conto, mi sono ricordato della frase di Nicoletta che dice che non si rende conto che c'è un mondo dell'associazionismo che poteva aiutarla, è un mondo oscuro, sotto i riflettori. Beh, io penso che questo sia un progetto visionario perché accende i riflettori su questo mondo e il fatto che sia un progetto alla seconda edizione è importante perché dà continuità. L'anno scorso si presentarono in 100, che io sappia per la quantità di telefonate che ricevo anche come produttore, quest'anno ne saranno 300. <ride> questo fa sì che sempre più ragazzi, sempre più autori cominciano a raccontare anche questo tipo di storie, importanti come le altre, però è importante che cominciano ad esserci e ad essere in posti importanti come la Camera dei Deputati e come i dialoghi di Rani. Ecco perché io penso dal mio punto di vista che questo sia un progetto visionario, molto importante. Perché noi abbiamo bisogno delle fiabe. Io quando ho montato questo film, e concludo per così passo la parola a Marco, ho pensato proprio a quello: ho pensato alla struttura narrativa di una fiaba. Come è raccontata una fiaba? All'inizio c'è la presentazione dei personaggi, poi il bambino si perde nel bosco e incontra le problematiche. Le problematiche sono un po' simbolicamente il rito di passaggio, il rito di iniziazione all'età adulta. Come in questo film, a volte l'orco, il lupo, è rappresentato dalla persona che tendenzialmente doveva salvarti: tuo padre, la tua famiglia. Ecco che succede nelle fiabe. Nelle fiabe sappiamo che alla fine tutti si, si, si salva, c'è cioè lo scioglimento della problematica, nessuno si salva da solo nelle fiabe. Ecco che qui si inserisce l'idea del Social Film Found. Il social Film Found è il finale di una fiaba e in questo caso è rappresentata dalle cooperative, dalle associazioni che mi hanno aiutato, che vengono incontro a quei bambini e quindi li aiutano ad avere gli strumenti per poter comprendere meglio che c'è un'alternativa a quello del mondo della delinquenza che loro vedono nelle periferie. Quindi, eh, nel senso, io amo questo progetto, ci parteciperò di nuovo, troverete una mia domanda tra le tante domande. E, e, e quindi passo la parola a Marco perché è lui, come dire, il vero protagonista, la, la, perso la, la persona con tutti i suoi collaboratori con i riflettori spesso spenti su cui devono accendersi. Buonasera a tutti, sono stato presentato come un attore prima, ma è stata troppo generosa la, la, la signora, per cui mi, mi, mi preme appunto evidenziare, Voglio, volevo portare nel racconto, nel film questa sera, le emozioni che noi viviamo quotidianamente. Come ha detto Luciano, io sono solo il rappresentante di una squadra di 15 persone, educatori e educatrici, che quotidianamente ci accompagnano. E accompagnano all'incirca 35-40 ragazzi al giorno, divisi in due case famiglie e un centro diurno, oltre che in un servizio di educativa domiciliare. E appunto lo spunto che diceva a Luciano prima è, è stato bello perché. Il, la, sia la fondazione, che il, la, la, la fondazione con il Sud che è la Fondazione Puglia Film Commission ci hanno dato la possibilità di mettere in evidenza quello che facciamo. A noi non piace mai raccontarci, farci pubblicità perché appunto i ragazzi quando stanno con noi sanno di poter vivere in un ambiente familiare. Però questa è stata un'occasione un po' per leggerci perché l'anno prossimo taglieremo un traguardo ambizioso dei 30 anni di attività. È stata un'occasione per guardare un po' indietro la tantissima strada che abbiamo fatto, però è stata anche un'occasione per rileggerci e guardare un po' al futuro. Purtroppo vi devo dire che nonostante l'abbia detto nelle, durante la, il racconto nel film l'anno scorso più o meno, eh, sono state fatte le riprese, ancora siamo in una fase di emergenza educativa. Soprattutto adesso, dopo il lockdown, si sono accentuate alcune problematiche e quindi questo diventa ancora di più un problema e enti come la fondazione sono di un aiuto enorme per strutture come le nostre perché lo sappiamo benissimo i fondi pubblici vanno ogni anno a diminuire e quindi ben vengano gli interventi della fondazione o della, 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 della pubblica film commission che possono sostenere questo tipo di iniziative, ma soprattutto possono dar luce, far uscire da, da dentro a fuori quella luce che i nostri ragazzi hanno ogni giorno. E ed è, chiudo, perché insomma, a distanza di un anno ci ritroviamo, mi ritrovo nella stessa condizione di dover spingere un passeggino di bambini neonati e non capi, cioè non, non, ancora oggi, dopo 30 anni, non mi riesco a capacitare di come si possa arrivare a queste situazioni così brutte all'interno di una famiglia. Noi veniamo da un'esperienza, ve l'ho detto, trentennale, però vi devo dire che la, tutto quello che è stato raccontato su Bibiano ci ha fatto tanto, tanto, tanto male. Ha fatto tanto male ai servizi che adesso, oggi, sono impauriti nell'intervenire e ha fatto male anche a tante associazioni come le nostre che nel silenzio cercano di dare una risposta sia ai ragazzi che alle loro famiglie. Per cui diciamo che questa è un'occasione per portare luce anche dove sono state, state fatte delle ombre da alcuni eventi che non sono stati raccontati nella maniera più corretta. Quindi ringrazio Luciano perché ha avuto una sensibilità e ci ha dato la possibilità veramente di... Di tirarci fuori insomma un sacco di emozioni. E poi ringrazio naturalmente la fondazione, le due fondazioni che ci hanno sostenuto e hanno sostenuto il nostro progetto. Grazie. Noi vi ringraziamo per la partecipazione e speriamo appunto di ritrovarci l'anno prossimo con nuovi, nuovi progetti. La serata è terminata. L'appuntamento con Apulia la Film Commission è per domani alle ore 21 con Madre Nostra di Lorenzo Scaraggi. E vi ricordiamo che domani alle 18.30 inauguriamo ufficialmente la diciannovesima edizione del, dei Dialoghi di Trani. Buona serata, a domani. Grazie.